Alessandro Borghi è uno degli attori più promettenti degli ultimi anni. Qualche tempo fa ha scoperto di soffrire di una patologia molto seria. La sua interpretazione di Stefano Cucchi nel film, Sulla mia pelle, che racconta con una crudezza e uno spietato realismo la tragica vicenda del giovane morto a causa del violento pestaggio commesso ai suoi danni da due carabinieri, poi condannati a 12 anni di reclusione, viene ricordata come un autentico capolavoro. È soprattutto grazie al film diretto da Alessio Cremonini che Alessandro Borghi si è imposto come l'attore più promettente e di maggior talento della sua generazione. Romano, classe 1986, si era già fatto notare in precedenza lavorando in un film di grande successo diretto da Stefano Sollima, Suburra, in cui duettava con interpreti più esperti e consumati di lui come Claudio Amendola e Pierfrancesco Favino. Negli ultimi anni il successo e la popolarità di Borghi sono aumentati, come del resto i tanti premi che nel frattempo critica e pubblico gli hanno attribuito. La vita di questo straordinario talento della recitazione, però, non è segnata solo da vicende liete e piacevoli. In un'intervista rilasciata qualche tempo fa, Alessandro Borghi ha rivelato di soffrire di una malattia molto particolare, una sindrome neurologica che riguarda la parte motoria del corpo. E ha chiarito di averla scoperta grazie alla sua fidanzata, che fa la psicologa. Alessandro Borghi, la malattia purtroppo è cronica, di che si tratta? La compagna dell'attore romano gli ha infatti diagnosticato la sindrome di Tourette, trattasi di una malattia neuropsichiatrica che ha come caratteristica principale l'emissione, spesso contestuale e simbiotica, di rumori e suoni involontari e incontrollati e inoltre da quelli che definiamo banalmente tic, altrimenti detti movimenti involontari del volto. Dopo aver compreso pienamente di cosa si trattasse questa particolare patologia, Alessandro Borghi si è in qualche rasserenato. E questo nonostante non esista ad oggi una cura per debellare la sindrome di Tourette. Alessandro Borghi, come convivere con la malattia? La risposta è da urlo. Come molti attori, soprattutto quelli particolarmente bravi, Alessandro Borghi ha cercato di trasformare una debolezza in un punto di forza. Sono riuscito a scoprire che nel mio caso la Tourette corrisponde a dei picchi emotivi. In sostanza si manifesta con facilità in determinati momenti, soprattutto ha spiegato può arrivare quando sono molto felice, molto stanco o molto stressato oppure quando sono in situazioni che mi mettono a disagio.